Allora, siamo felicissimi di essere arrivati alla 7ª edizione di Crema Comics. Anche quest'anno ci sono veramente tantissimi artisti meravigliosi e molta gente viene e partecipa a questo evento che credo che qui a Crema sia davvero unico. Speriamo di riuscire a mantenere questo trend anche per il prossimo anno. E io fui il primissimo ospite di Crema Comics, alla primissima edizione c'ero solo io e il pubblico naturalmente, e vedo che adesso che siamo nel 2024 è cresciuta molto, è sempre più bella, sempre più grossa. E abbiamo fatto un incontro su Eternity, un fumetto che sto realizzando con Sergio Gerasi, e abbiamo parlato con Michele Ginevra del Centro Fumetto Andrea Pazienza, che l'ha esplorato molto approfonditamente. È la prima volta a Crema Comics, è molto bello venire in dei festival così piccoli, raccolti, dove si riesce a parlare, ragionare di fumetto tranquillamente, incontrando direttamente il pubblico. Allora, il fumetto rispetto a quando ho iniziato, cioè 25 anni fa, quando ho iniziato a fare questo lavoro, intendo, è molto più preso in considerazione, diciamo così, anche dai media, ma anche dai ragazzi. Semplicemente io insegno in una scuola di fumetti e ci sono tanti studenti, quindi come linguaggio è stato abbastanza sdoganato. Però paradossalmente vende di meno, anche per la chiusura delle edicole, non è più popolare. Il fatto di lavorare mescolando le due fasi probabilmente rende il tuo lavoro più caotico, almeno soprattutto nella parte iniziale, però ti dà la possibilità di creare in una maniera più organica le scene, le situazioni, lo sviluppo di un libro, di una storia, nel senso che non dipendi dalla parola scritta, ma dipendi spesso da immagini con cui risolvi le situazioni. Sono molto contento di tornare a Crema e presentare il mio ultimo libro, Basta ciascun giorno la sua pena, su Piero Manzoni. Sono tra amici, quindi ti ringrazio Crema, ecco. Sempre un piacere.